Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere una super hamburgeria, un nuovo format nella provincia di Catania. Mi trovo da Brace Burger. Cioè ragazzi, solo l'arredamento a me mi ha fatto impazzire. Cioè sono arrivato e vedo questo gran coso qua, cioè, un lampadario gigante dove sta scritto Brace Burger nel tetto. E poi bellissimo questo giallo nero che mi fa letteralmente impazzire. Andiamo a vedere i loro panini stile molto fast food: Brace Beef, Brace Horse, Brace Angus, Brace Chicken. Io voglio provare quello, Brace American Double Beef. Vediamo. Cioè, ispira tanto. Se è bello come è buono, la situazione è tanta roba. Diamo un'occhiata velocissima al fuori, ma torniamo dentro per gustare questo fantastico. È arrivata la spesa American Double Beef. Mi sembra bello qualcosa, lo vedo molto cheddaroso. Tu dire cheddaroso? Siri non trova che puoi dire cheddaroso, comunque. È un nuovo termine e io lo voglio trovare. Ora taglio quello food board. Secondo me in questa cosa manca qualcosa. Manca qualcosa. E allora ci stiamo. Quindi rimettiamo due manchezze di roba niente. Li rimettiamo. Così, quello fatto bene. Andiamo, proviamo. Quando ti ingresca ragazzi, le palline fresche, mamma mia, questo la carne qui si viene da Brace, che è il locale principale che fa carne ragazzi, non incontro ed è una bomba d'anima. Già io l'ho detto quando ho visto il panino che non c'è l'iceberg, per me è stato, già ti potrei dire, il panino è buono solo perché non sta l'iceberg e sta la foglia di mercia, che è spettacolo. Uno a vedersi e due a mangiarsi è totalmente un'altra cosa. Carne atomica. Oh, e anche il pane. Come secondo me un fast food di alta gamma, si può dire, eh? Si può dire un fast food di alta gamma, eh? Oh, complimenti, eh? Poi c'è dire la cosa più bella che poi i nuggets diventa tutto ancora più buono. Già la sua è croccante, il nuggets è ancora più croccante, il sistema perfetto, questa è sono una chicca, non ne sono ancora sicuro, sto mangiando questo, ma secondo me anche se le dimensioni sono abbastanza abbondanti uno si mangia tranquillamente senza avere senso di pesantezza. La butto lì, ancora devo vedere mangiando l'altro mezzo. Ti direi due, ma un panino e mezzo secondo me ci può anche stare. Io dopo questo un altro mezzo, non voglio esagerare, un altro mezzo me lo prenderei. Thank you.
Allora, piccolo problema tecnico. Il telefonino principale non ha registrato. Buonasera. Quindi ora rifacciamo tutto. Che poi mio complessivamente è buono, quindi merita di essere rimarcato. Ci andiamo. Ho una chicca che ho chiesto perché ero confuso su questa cosa. Di solito le patatine fresche che mi arrivano sono sempre un po' mollicchie, quindi è normalità. Qui vedo questa patata fresca ed è croccante, tipo le patatine fritte congelate, quindi vado e domando: ma sono patatine con la buccia congelate che sembrano fresche o sono patatine fresche? Ok, mi hanno portato nella loro cucina e loro passano la giornata a munnare patate e lavorarle in maniera tale che risultino croccanti. Ma oggi posso dire che forse è il primo locale dove mangi una patata fresca uguale a una normale congelata fritta a livello di croccantezza. Spettacolo, non è che è facile, non è facile, cioè io non l'ho mai visto. Sono più da condorno per bambini, quindi sta che non mi ricordo bene. Sarà con panino. Cioè, poi se rimettendo il panino non sbaglio un po'. E anche oggi ho dato con la mia dose di colesterolo quotidiano. Ragazzi, l'hamburger di Brace Burger è atomico. E quelle patate fresche croccanti mi hanno aperto un mondo. Quindi, da provare. Ah, ovviamente, se ti è piaciuto il video, lascia un like e seguimi.